Beh, devo dire che ormai nulla, nessuno può più riuscire a fermare questo fenomeno che è ancora in ascesa, un'escalation incredibile. Sesta edizione, parliamo di un libro, naturalmente il libro è questo qui, Scritti Cozzali, libro autobiografico dello scippatore di emozioni e di Piero Scamarcio. È un fenomeno del quale penso che rimarrà traccia nei prossimi 50 anni. Madonna, Mauro, mi hai fatto veramente un cappelletto incredibile, ti devo qualcosa per... Scherzi, siamo noi che dobbiamo qualcosa a te invece, veramente. C'hai un debito con me? Non è che abbiamo un debito con te, è che ti siamo grati per la gentilezza con la quale ci offri un capitolo tutte le settimane. Vabbè, tu mi impungolo ogni giorno. L'ho riletto. Di nuovo l'hai riletto? Io ogni edizione mi do una riletta. E in questa sesta rilettura ho carpito un altro particolare che avevo trascurato. Sei veloce. Sì, bastano poche letture. Cioè, praticamente tu, ho letto, che hai scritto moltissime canzoni per altrettanti interpreti, per tantissimi cantanti famosissimi. Sì, no, ho scritto un sacco di canzoni, ho scritto per esempio Binario. E la tua, sì, lo ricordo. Honesty. Questa non me la ricordavo. Cioè, ma tu la solitudine, il carrozzone, Usciueria, l'immensità. E tante Foxtrot, Anne e Marco, sia a moi vadussi, gli altissimi negri. Perfetto, e tante altre. Sono tutte tue, e tante altre. Firmate da te tutte quante? Sì, non tutte, Mauro, perché tu sai questi giochi come... Sì. Allora, Piero, sai cosa sono queste? Questa volta non mi frechi, No, rispondimi. Queste sono gli occhi dei telespettatori che vispi da casa ti chiedono il racconto di un capitolo. No, perché tu mi meni il tranello, vuoi che legge la... Allora, vediamo. Allora, lasciamo stare il capitolo questa settimana. No, e no, facciamo no, non voglio leggere. Dai, Piero, ogni volta. Adesso lo scippatore ci consiglierà un capitolo. Piero, ci potresti raccontare della tua avventura nel mondo del punk in compagnia dei Sex Pistols? Dice che... Quella è una bomba. No. Vai, Piero, vai. Tu hai collaborato con i Sex Pistols. Sempre per dire... Lei lo so il fatto, però sai, fammi lavorare. Sì, ho fatto con i Sex Pistols. Madonna, guarda, veramente è pazzesco. Il titolo del capitolo, subito. Vabbè, va, giusto perché veramente. Il titolo del capitolo è Piero, due punti. Sì. God save the king. The king. Che sarebbe io. Ho capito. Va. Allora, vai. Tu mi fai girare, come fosse una bambola. E tu la pure che... Sì, la cantò la famosa... Ti piace. Vabbè, leggi perché non ricorda sempre. Certo, ti ascoltiamo in silenzio religioso. Vai. Si parte per Londra. Londra? Dai, sentiamo. Per piacere. Dai. No. Pardon, stava a Londra da poco tempo? Chi stava a Londra? Io, cioè tu, terza... No, non sto dicendo, me lo ricordo stavolta, cioè io, tu. Dici alla terza persona di me stesso. Mauro, gentilmente, per questo racconto vorrei una particolare attenzione, perché il metodo letterario che ho usato è simile a quello di Rider Haggard. Tu hai presente la sua scrittura dell'immaginazione come verità intangibile? Senz'altro. Come pensiero dell'anima? L'ho trovato la settimana scorsa in un fustino di detersivo, è la stessa cosa. Brava. L'ho trovato. Stessa cosa, uguale, la ritrova sia sul fustino del detersivo che qua sopra, identicamente. Hanno ammazzato Pablo! No. Pablo è vivo! È vivo, che l'hanno fatta. Quante ne hai scritte? Sì. Vai. Stava a Londra da poco tempo. Avevamo preso a casa io, mia moglie, mia suocera, lo scippatore e Ciro Sebastianelli al 431 di King's Road. Mia suocera aveva aperto una sartoria per sbarcare lunario insieme ad un amico suo, un certo McLaren, proprio al 430 della stessa strada e faceva casa e bottega e casa. Erano vicini, chiaramente. Mauro, i primi tempi furono molto duri. Gli unici clienti che avevano erano i fratelli Ramone, che andavano ogni giorno a farsi cucire i jeans strappati sopra alle ginocchia. Cioè, questi fratelli, cioè gli stessi jeans? I fratelli Ramone si cucivano i jeans tutti i giorni, si cucivano... Sì, perché quelli, in mezzo alla strada, giocavano a palline, ramette... In ginocchio se li consumavano... Si scalcagnavano... Si deterioravano... Si deterioravano la ginocchia sopra... And I will love you... Baby, always. La canzone pure. Bravo, tu te la ricordi. Per piacere. Dai. La situazione era critica. A un certo punto mia suocera dal jeans, mentre la situazione era critica, ebbe un'idea geniale. Sì. Mauro, per lanciare la sartoria, ebbe l'idea di organizzare un concerto dal vivo di Julian Julie. Julian Julie, cioè il papà di Giorgia. Brava. A Londra. A Londra. Geniale. Julian Julie. Mauro. Ehi.
che non l'avrebbe mai fatto. Ah, cambio idea? Chi? Non l'ho preso più. No, che non l'avrebbe mai fatto, come proverbio. Ah, che non l'avesse mai fatto. Che non l'avrebbe perché, mai fatto. Che credo, l'avrebbe. Perché, sì, che cosa accade? Appunto. Il pomeriggio, ad Algigi, dopo aver organizzato il concerto, scende dentro alla sartoria, capito, per aprirlo alla sartoria. Chi ti trova? Chi ti trova? Chi ti trova? Suxi and the Benches. Oh, Gesù. Arrabbiati come le bestie a ciuccio, proprio contro mia suocera, che la stavano ad aspettare. Cioè, sì! Stupendo! Mi viene il vomito. E Suzy era incavolata? Suzy and the Benches stavano arrabbiate contro mia suocera. Mia suocera entra dentro la fattoria e a un certo punto si fa Suzy a mia suocera dal Gis. Ad Aziz, non ho capito. Chiami Giulia e Giulia a fare il concerto e a noi non ci pensi, scusimi. Scusa, Mauro, mentre stava a parlare con i Suzy and the Benches, comincia ad arrivare il clash, Joe Strummer veramente come una capri calore contro la mia suocera, capito? Poi continuavano ad arrivare gli altri, Echo and the Bunnymen, Billy Idol. Tutti come le bestie contro gli Stranglers, contro mia suocera. Mia suocera. Contro mia suocera. A quel punto mia suocera... Sì, dici. Tan 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 tan, una rotonda sul mare. A quel punto mia suocera, devi sentire, mentre stava in mezzo a Suzy, Billy Idol, fa, come posso dire, il dribbling, dribbla tutti quanti in mezzo e va al citofono, che stava collegato sopra con me, fa, viene al citofono e fa, Piero, vai dentro la macchina, prendi il crick e vieni di corsa giù alla sartoria, che c'è da ragionare con alcune persone. Ah, tu quando c'è da ragionare usi il crick? Sì, ma soltanto per ribadire alcuni concetti, capito? Ah, per questo. Brava. Beh, allora... Praticamente, io, chiaramente, scende di corsa a quattro i gradini le scale, capito? Prendi il crick da dentro la macchina, arriva di fronte alla sartoria. E dice, guardando i Clash, Billy Idol, faccio, giovani, hai Suzy, Benches, riguarda tutti. Quest'aria... Io faccio, qualcosa non va. Con quest'aria dura, capito? Intimidatoria. Che intimidatoria, io non c'avevo paura di nessuno. No, intimidivi a loro con quest'aria. Ah, io li intimidiva, brava. Mauro, io mentre li stavo ad intimidire, in quel frantunque, Ciro Sebastianelli si affaccia da sopra il balcone che stava da sopra con il secchio. No, si affaccia da sopra il balcone con il secchio e ci mena un gavettone fortissimo a Suzy and e tutti i non restare chiuso qui! Pensieri? Pensiero! Insomma, ma là ne ha fatti parecchi prima. Allora, fammi capire, Ciro Sebastianelli avrebbe fatto il gavettone agli Stranglers. Oh, brava. Avesse fatto questo gavettone sotto e li bagnò a ciuccia tutto. Lo fece, non è proverbio, mamma mia. Vabbè, come la presero loro? Come e niente, quelli chiaramente si menarono la fuga di brutto direttamente. Scapparono dalla sartoria. Si ritirarono. Brava, si ritirarono. Brava, Mauro. Grazie. Avevamo liberato la sartoria come le 5 giornate di Milano, praticamente. Come a Milano ebbero liberato le giornate di Milano. Ma che mu! Ma che musica, maestro! A quel punto... Quando te le sei preparate? Il socio di mia suocera, che stava lì vicino, che aveva guardato il gavettone a Suzy and the Benches, a tutti quanti, il socio di mia suocera, Malcolm McLaren, si avvicina a me e mi fa... Piero, tu sei sul Nurcocus. Che cosa dici? Che cosa dice? Si avvicina Malcolm McLaren a me, fa nella recchia mia, fa... Piero... Non ho capito veramente. Come faccio a fare la battuta dopo, di? Tu sei sul Nurcocus. Se tu sai suonare qualcosa... E me la mette nell'orecchia a me, non è che faccio... Che non aveva capito. E poi me l'hai detto tu. Ogni scarafone! È bella mamma sua! Fa mal come Clara a me, fa... Tiro, se suona qualche strumento, io, fece io... No, mi dispiace Malcolm, non sa suonare nessuno strumento. Com'è fa lui? Il piano, la batteria, niente suonare? Così deve dire, Malcolm, a quei pali sto piombo. Bene. Così dicesti, sì, e lui capì. Piombo? Come? Giocavamo sempre. Allora fece Malcolm, bene, allora puoi venire a suonare con noi.
con i Sex Pistols. Cioè, così dicendo ti sei meritato una convocazione ufficiale. Brava. A suonare brava. Con i Sex... Malcolm McLaren ti disse, vieni a suonare con i con Sex Pistols. Con i Sex Pistols, insomma, mi fa a un certo punto Malcolm, Piero, da stasera cominciamo a suonare dentro i locali di Londra. Allora feci io tutto spaventebbi, io mi prima. Allora feci... Faccio, Malcolm, cosa deve portare? Chi sei io? Allora fa, porti il crick. Ma no, quello devo suonare. Sì, sopra la capa degli spettatori, se danno fastidio. Ah, ecco. Capito? Perché lo dobbiamo suonare? Allora mi raccomando, fa lui, alle 8 all'angolo dell'Upim. Capito che stiamo... Per la prima serata. Attenzione, parte. Dammi una lametta che mi taglio le vene. E da quella sera iniziai a suonare con i Sex Pistols. E così è stato. Fate l'applauso perché sennò non lo so. Non firmo. Voglio strapparti per la prima volta una anticipazione. La prossima settimana torni? Esatto. Ci vediamo la prossima settimana con Piero Scamarcio e lo scippatore di Mozart. Dice che era un bell'uomo e veniva. Veniva dal mare.